Il costume da bagno è forse l'emblema dell'estate e delle vacanze. Ricorda il mare, il dolce far nulla e i viaggi. Per gli uomini esistono un po' meno varianti, mentre gli stilisti sbizzarriscono maggiormente la loro fantasia per quelli femminili. C'è il più casto costume intero, il due pezzi e persino il trichini, in cui la parte superiore e quella inferiore sono lievemente legate. Siamo sicuramente ben lontani dai costumi usati nell'Ottocento, in cui le donne arrivavano al mare con dei pantaloni sino al polpaccio e abiti sino al ginocchio. Allora l'abbronzatura era persino considerata volgare. Oggi invece non bisogna aver paura di mostrare il proprio corpo, dopo aver superato ovviamente la traumatica fase di inizio estate della prova costume. Non sempre le donne riescono ad affrontare il momento sentendosi completamente bene con se stesse, ed ecco che cominciano le diete dell'ultimo minuto per perdere quei chili di troppo. Importante è sicuramente scegliere il costume giusto, che segua non soltanto le tendenze, ma che sia più adatto alla propria figura. L'estate 2016 è sicuramente frizzante e allegra. Sono infatti il colore e le fantasie i veri protagonisti in spiaggia. La tendenza moda di quest'anno è il fiore, il fiorato, però devo dire che non si sta vendendo tanto perché la cliente, sia giovane che meno giovane, preferisce le fantasie un po' orientali, le fantasie geometriche. Il fiore, diciamo, che ancora non decolla, anche se quest'anno, diciamo, appunto c'è stato tanto fiore. La donna matura preferisce naturalmente la mutandina alta con delle marche un pochino rinomate, delle marche un po' con le coppe conformate, mentre la ragazza dal tanchini, dal bikini, dal brasiliano e così via. Come costume mi piace tanto il due pezzi, blu elettrico, sull'arancio, anche rosso se possibile, anche il verde. Comunque questi sono i colori che secondo me dovrebbero andare più di moda. Mi piace, insomma, stare alla moda. Essere alla moda secondo me è una cosa carina. Preferisco sicuramente il bikini. Colori... Ma io in realtà preferisco il colore scuro nei costumi, poi magari qualche variante di colore, però sono un po' più tradizionale, molto sobria come tendenze mie. Quello che mi fa stare bene mi metto, se non mi ci vedo non lo metto.